Permetteteci di giocare sì. un po', perché quando si parla di droni si pensa sempre ai giochi dei bambini, infatti mi lo vedi, torna un po' bambino anche sì, un po' bambino torno, ma con questi nostri ospiti un po' particolari. Francesco Velluto, stiamo facendo vedere quelli che sono degli esemplari, che tra l'altro non possiamo vedere ovviamente per ragioni di sicurezza in volo. Non possono volare, non però possono avremo volare, delle immagini molto belle e suggestive. Certo. I droni che servono davvero a tutto, vedete Francesco intanto sta facendo vedere non soltanto il drone, si comanda attraverso questa è una sorta di cloche. Allora faccio con molta delicatezza perché intanto, secondo me il nostro ospite qua se ti sente chiamarla cloche. Sicuramente la cosa importante è non fare danni perché un oggetto del genere, pensate signori, può costare oltre 5.000 euro, quindi vuol dire che è il caso che lo rimetto a posto. Al di là del costo però vi faremo vedere che non si tratta di giochi, ma sono cose assolutamente, sono strumenti assolutamente utilissimi per la nostra vita quotidiana, lo vedrete per in caso per esempio di incidente, trasporto di sangue, nel caso per esempio del search and rescue in mare, sul fronte del Ponte Morandi, hanno davvero tantissimi utilizzi e noi in Italia abbiamo il primo network che si occupa proprio di questo, è stato costituito nelle ultime ore. Sei perciò siamo pronti, un aiuto dal cielo che servirebbe anche a noi. Dai droni in caso di questi anche incendi per monitorarli, anche no? In caso degli incendi, e infatti lo chiediamo subito al nostro ospite che ci ha raggiunto qui in studio, Gianfrancesco Tiramani, che è il segretario generale o direttore delle operazioni anche di Rescue Drones Network, che si è costituito sabato scorso a Piacenza. Intanto cerchiamo di capire come questi droni potrebbero aiutare sul fronte degli incendi e poi magari ci racconta anche qualcosa di più di questo network. È una delle tante attività di supporto e soccorso che possono migliorare veramente grazie all'uso dei droni. Già il fatto di avere un occhio dall'alto, quindi di avere una visuale diversa, ma poi in questi casi sono sensori molto particolari. L'esempio che abbiamo qui di questo drone è equipaggiato di una termocamera, quindi è in grado di vedere e di misurare le temperature a terra, e nel caso degli incendi, soprattutto quelli molto più estesi, pensiamo alle problematiche della Toscana di qualche giorno fa, in quel caso addirittura risultano determinanti per capire quale può essere la direzione di propagazione, anche perché sono in grado di misurare la temperatura, per esempio nei boschi, anche laddove non c'è ancora la fiamma, e quindi di poter aiutare a controllare l'incendio in un modo che diversamente non è possibile. Ecco, questo per esempio invece è un altro tipo di drone che davvero può entrare in azione in aiuto di tutti quanti noi, ce lo racconta? Sì, questo è un fiore all'occhiello italiano nel mondo, quindi un altro dei motivi per essere orgogliosi del nostro paese, è il progetto AB0, elaborato da due ragazzi, sono una spin-off dell'Istituto Superiore Sant'Anna di Pisa, è il primo drone autorizzato, diciamo certificato e dedicato espressamente al trasporto del sangue, vedete quella cella grande, color amaranto che c'è sotto, è una cella molto particolare che è brevettata perché deve controllare la temperatura, registrarla, trasmettere tutti i dati a terra, e nella sua progettualità finale questo drone non avrà nemmeno bisogno di piloti, perché il tecnico di laboratorio, l'infermiere inserirà il contenitore, digiterà la destinazione sulla tastiera del drone e questo arriverà all'ospedale di destinazione evitando gli ostacoli, conoscendo la rotta. Qualcosa che sembra fantascienza ma che è disponibile. Perché il limite è soltanto la fantasia, quello che ci diceva mentre stavamo parlando d'altro, e quindi non serviranno neppure questi pad? Sì, le stazioni di comando e controllo ci sono nelle attività ordinarie perché di norma il drone va sempre pilotato a vista, li utilizzi come quello del trasporto del sangue, quindi con dei voli automatici sono una cosa molto complessa e anche dal punto di vista normativo deve ancora essere inquadrato correttamente. Infatti è un nodo centrale, è uno dei motivi per cui è nato questo network. Ma il network è nato perché occorre dare una risposta organica alle attività di soccorso, ed è il primo network nato al mondo in modo organico. Abbiamo visto un esempio nelle settimane scorse con l'uragano Florence negli Stati Uniti, dove per la prima volta il governo ha chiamato all'appello tutti i proprietari di droni, però si è scoperto che non essendoci una formazione, un'organizzazione, una pianificazione prima, non è molto efficace l'uso in questo modo. Qui parliamo di operatori che si preparano, che si addestrano, che coprono già tutta Italia e che nel giro di pochissimo tempo sono in grado di attivarsi con degli equipaggiamenti molto ma molto particolari. Un altro delle cose di cui abbiamo parlato, per esempio anche le operazioni di salvataggio in mare, perlomeno di ricerca in mare,
raccontiamo quotidianamente quella che è la situazione su questo fronte, ci immaginiamo quanto possono essere utili questi piccoli strumenti. Infatti proprio sabato a Piacenza le riprese del drone che avete visto che trasportava il sangue sono state fatte da un altro progetto che è unico in Europa, è il progetto SARA di Top View, è un drone particolare che viene utilizzato in abbinamento alle navi militari o alle navi della Guardia Costiera, sale fino a 100 metri di altezza, rimane ancorato con un cavo di alimentazione che gli consente di star su per tempo quasi indefinito ed è in grado sia di giorno che di notte di identificare naufraghi a distanze altissime. Anche questo è un altro fiore all'occhiello, è uno dei componenti del network che proprio abbiamo presentato per la prima volta e credo lo vedremo nelle immagini sabato a Piacenza. Siamo alle prese tra l'altro con un paese, l'abbiamo detto, in cui le frane, possiamo dire, sono all'ordine del giorno, insomma, dissesto idrologico, ne abbiamo parlato più volte. Vedete come i droni, anche attraverso l'uso di quelle che sono webcam e foto in 3D, possono prevenire le frane. Soprattutto, mi verrebbe da dire, ovviamente allertare il prima possibile la popolazione, che ovviamente poi può scappare, in effetti. Quello è una delle attività più importanti. Vi anticipo, non abbiamo ancora parlato neanche alla stampa, il primo progetto che verrà messo in campo, perché il problema più grande quando ci sono degli eventi del genere, piccoli, medi e grandi, è quello di averne la dimensione. Abbiamo visto che anche in occasione del terremoto del centro Italia ci sono stati dei luoghi che sono stati raggiunti 3-4 giorni dopo. Mancando le comunicazioni telefoniche, mancando le comunicazioni viarie, tu conosci solo quando vedi fisicamente, ti fermi a portare soccorso alla prima frazione che trovi per strada e non sai che forse 3 chilometri dopo c'è qualcosa. Bene, la prima grande sfida, grazie alle tecnologie che vogliamo realizzare e siamo sicuri di riuscirci, è che in caso di questi eventi entro 2 ore noi saremo in grado di rendere una modellazione 3D di tutta l'area a chi dovrà decidere chi mandare, dove mandare, cosa mandare. Guardate che questa è una grande rivoluzione, mi permetto di dire, che significa nomi, certo, e cognomi di persone che potranno essere in questo modo salvate. Certo, allora siamo in grado di ampio tempo per parlare con il segretario generale di Rescue Drones Network. Diciamo intanto, Gianfrancesco Tiramani, che è un'associazione di volontari, quindi comunque sono tutti benvenuti. Sì, sono i suoi volontari, persone che mettono a disposizione il loro tempo, le loro competenze, che sono di altissimo profilo, e anche il loro equipaggiamento. Bene, allora, sicuramente potete fare qualcosa anche, e questo mi serve come gancio per il prossimo ospite, sul fronte dei vulcani, sul fronte dei terremoti, per monitorare, dicevamo, il territorio, sia prima che dopo. C'è questo... mi prendo anche il cappellino, grazie, visto che si parla di vulcani. Non ce l'abbiamo per Milo, vuole dire che verremo un'altra volta. Ma noi condividiamo tutto, quindi non c'è problema. Grazie, Monica, ci vorrebbero più dati, ma anche...